Si dice spesso che le ore successive ad un evento negativo sono sempre le più complicate, ma per riprendersi dalla retrocessione in Serie 2 della Victoria Libertas di tempo ce ne vorrà tanto e probabilmente non sarà mai abbastanza. In città si respira un'aria triste, il popolo biancorosso, che in ogni momento non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, ieri ha esposto uno striscione sotto la sede della VL con la chiara scritta «Ora andatevene», in riferimento ai membri che compongono la società. Un popolo, quello dei tifosi, da cui dovrà ripartire la nuova scalata della VL per tentare subito la risalita nella serie cadetta. Domenica eravamo oltre un centinaio, quindi, ma già sapevamo che comunque il miracolo, cioè, obiettivamente io è tanto tempo che lo dico che non poteva venire perché dovevano concatenarsi troppi risultati. La delusione è tanta, soprattutto per ovviamente anche l'atteggiamento della squadra nel terzo quarto. Prendere più di 30 punti quando sai che devi solo vincere e poi magari ascoltare la radiolina di cosa hanno fatto gli altri, quindi la delusione è tantissima. Purtroppo è stata vissuta, ecco, come tutti, penso, molto male, perché fino all'ultimo momento abbiamo sperato, almeno noi, di salvarci, anche se le possibilità di farlo erano veramente scarse. Io almeno personalmente ci credevo fino all'ultimo. Però, ecco, tutto è stato vissuto male, perché comunque è una retrocessione quasi annunciata. Perché si è intervenuti sempre sul mercato in ritardo e soprattutto si retrocede perché la squadra è stata fatta male in partenza, non si possono sbagliare, cioè non si possono prendere 5 americani non in grado di fare la differenza in campionato italiano. Con lo sguardo rivolto già verso il futuro, la speranza delle tifo pesarese è quella di un ricambio intero di tutto l'organigramma societario e la conferma di un pesarese doc come Andrea Cinciarini. Io mi auguro che Andrea decida di restare, perché comunque, così come ha voluto accettare la proposta, diciamo, a quasi metà campionato di venire a Pesaro per cercare di salvare il salvabile, ripartire dalla 2 con un leader come lui sarebbe sicuramente fantastico per molti tifosi, perché comunque hanno visto tutti l'attaccamento che ha veramente a questa città, visto che è anche nato e cresciuto cestisticamente qua, quindi fondamentalmente sarebbe sicuramente fantastico per tutti che lui chiudesse la carriera qua. Per quello che riguarda diciamo, il futuro societario, auguriamoci che tutte le voci che stanno uscendo vengano confermate. Quindi io personalmente parlo chiaramente a livello personale, mi auguro veramente che Ario Costa, Rombaldoni e Amadori fino al CDA, cosa che almeno stamattina sembrava che fosse confermato. Quindi mi auguro quello, bisogna ripartire con volti nuovi, persone competenti e soprattutto speriamo con persone che abbiano voglia di far ricrescere questa società che fondamentalmente è retrocessa nel peggiore dei modi. Un anno proprio disastroso. Il desiderio nostro è quello di fare subito chiarezza sul futuro, sulla nuova società, sui programmi. È importante subito avere un buon budget per affrontare la Serie 2, perché sembra tutto facile, ma in realtà la Serie 2 richiede un grosso sforzo economico. Soprattutto bisogna intervenire, fare vedere alla tifoseria pesarese, questo è importante, di intervenire subito sul mercato, far vedere subito che la società è presente e fermare subito i giocatori, perché i giocatori italiani sono i primi che bisogna formare. Da lì si parte, quindi qui si spera sicuramente in una conferma di Cinciarini come capitano e poi per il resto gli italiani fanno la differenza nella Serie 2.